Salve ragazzi, bentornati su TechGreenos.it. Quest'oggi recensione di un altro smartphone low cost, molto low cost. Lo abbiamo ricevuto grazie alla gentile collaborazione di ByTecno.it e stiamo parlando del nuovo Xperia E1. Questo dispositivo presenta delle caratteristiche ovviamente da low cost, essendo low cost è acquistabile sul sito bytecno.it ad esempio a 120 euro più o meno, quindi stiamo parlando veramente di niente, essendo comunque uno smartphone che mette a disposizione le caratteristiche classiche di un dispositivo, ovviamente con prestazioni un pochino più inferiori rispetto ai top di gamma, ovviamente, come giusto che sia, ma che permette comunque di fare tutto. Monta Android 4.3 con personalizzazione Sony. Quindi diciamo che abbiamo davanti un low cost con qualche caratteristica interessante da andare ad analizzare. Sblocchiamolo e vediamo appunto la schermata, la personalizzazione Sony classica, ovviamente con la possibilità di accedere alle applicazioni e ovviamente Google Play Store. Abbiamo scaricato la nostra applicazione ufficiale TechGreenos per farvi vedere insomma come è veloce il processore, che è uno Snapdragon 200 da dual core da 1,2 GHz, comunque un discreto processore. Abbiamo l'applicazione, come potete vedere, si carica in pochi secondi, carica gli articoli, siamo connessi in wifi, quindi come potete vedere carica in modo abbastanza veloce i vari articoli, non lagga, almeno per quanto riguarda questa applicazione. Ovviamente durante le prove che abbiamo effettuato ci sono stati dei piccoli lag, dei riavvii improvvisi eccetera eccetera, ma stiamo parlando, ripeto, di un telefono da 120 euro, quindi capite bene che deve avere per forza delle limitazioni. Lo display è da 4 pollici, quindi è abbastanza grande ed ha risoluzione 800x480 con 233 ppi come densità di pixel per pollice, quindi diciamo che è una risoluzione non certo top, però comunque è una buona risoluzione. Cos'è che mi ha sorpreso di più di questo dispositivo? Beh, oltre all'aspetto estetico, che comunque è molto gradevole, il retro è plastica, plasticaccia, come la amo definire io, però comunque è una plastica ben lavorata. Come potete vedere, il logo Sony è inciso qui. È presente quella che reputo la caratteristica più importante di questo dispositivo, che possiede appunto la funzionalità Walkman integrata di Sony. Che cos'è la funzione Walkman? La funzione Walkman è appunto questo pulsantino che vedete qui in alto, praticamente sbloccando il dispositivo e schiacciando il pulsantino che trovate qui in alto si attiva automaticamente la funzionalità Walkman. Tenendolo premuto si attiva. Si è avviato automaticamente un brano perché lo stavo ascoltando prima. Non so se riuscite a capire bene, ma la qualità audio, ovviamente dalla ripresa non è la stessa sensazione che ho io, ma la qualità audio che fuoriesce da questo enorme speaker posteriore è straordinaria. Questo dispositivo diciamo che nasce per l'intrattenimento, nasce per la multimedialità, nasce per la musica, e infatti la qualità audio generata da questo speaker è strepitoso. Vi metto un brano qualsiasi così per farvi vedere. Qualità veramente eccezionale con questo LED che si illumina, è fantastico. Devo ammettere che mi ha colpito molto la parte musicale. Questo ovviamente è il servizio musicale streaming, infatti le canzoni che state ascoltando, i brani che state ascoltando sono solamente le anteprime da 30 secondi, dopodiché va comunque acquistato o effettuata la prima registrazione con prova gratuita al servizio appunto di musica in streaming offerto da Sony, ma la qualità audio è veramente eccezionale. Parliamo della fotocamera. La fotocamera posteriore è presente solamente, la fotocamera posteriore, nella parte anteriore non c'è nulla. La fotocamera posteriore è da 3 megapixel, riesce a registrare video a 720p miracolosamente, ma le fotografie non sono un granché, quindi diciamo che sì, c'è la fotocamera, è una discreta
fotocamera, ma ovviamente non ci si può fare affidamento per foto di alto livello. Che cos'altro dire? Vi avvio un filmato così per farvi vedere al volo la qualità del display, se, sempre se riesco. Mi piace molto questo stile con pulsanti stile Windows Phone, ma il filmato è riprodotto in modo impeccabile, ovviamente il display è quello che è, ma diciamo che la qualità comunque non è poi così pessima. Cos'altro dire? Mancano i pulsanti fisici, non so se vedete i pulsanti capacitivi, scusate, non so se vedete, ma sono pulsanti appunto presenti sul display, come appunto introdotto con Android 4.4 KitKat, quindi con molta bella questo dispositivo verrà presto aggiornato all'ultima versione del sistema operativo. E concludo dicendo le ultime caratteristiche, ovvero detto, processore Snapdragon 200 da 1,2 GHz, la RAM è da 512 MB, la memoria interna è da 4 GB, non supporta LTE, supporta però il Bluetooth 4.0, non è presente, ho detto, la fotocamera anteriore, ed è alto 12 cm circa, 11,8 cm, è largo 6,2 cm ed è spesso 12 mm. È un bel mattoncino, però comunque abbastanza leggero visto che pesa 120 grammi. Ve lo consiglio, non ve lo consiglio, ve lo consiglio sì se non siete esigenti. Se dovete regalare questo dispositivo magari a un ragazzo che si approccia per la prima volta ai telefoni cellulari, allora è un telefono da 120 euro che comunque offre ottime caratteristiche musicali, quindi per un adolescente, per un giovane, per un ragazzo è perfetto. E permette di scaricare tutte le applicazioni, di utilizzare tutti quanti i servizi comunque offerti da Sony. Come potete vedere non lagga moltissimo, ovviamente con l'utilizzo e con l'appesantire della memoria e di tutto il resto se subirà un po' quello che è la conseguente, la logica diminuzione delle prestazioni, ma comunque è un dispositivo nuovo, venduto a poco prezzo e con cui si può fare benissimo esperienza per poi passare magari dopo, solamente dopo, ad un top di gamma. È disponibile in varie colorazioni, questo è il modello bianco, è disponibile anche in viola e in nero. Design comunque non è affatto male. Penso di aver finito tutto, quindi grazie per averci visualizzato e alla prossima.